C'è una scommessa pesante, forte, che viene lanciata ogni anno qui nel Principato di Monaco. Una puntata che riguarda il futuro del pianeta e che si gioca non sui tavoli verdi del casinò di Monte Carlo, ma qualche chilometro più giù. Allo Yacht Club de Monaco da 10 anni va in scena l'Energy Boat Challenge, una sfida tutta attrazione universitaria che ha nei giovani e nelle loro idee la sua forza. Perché sono loro, le nuove generazioni, le grandi protagoniste di questa scommessa sostenibile, vero motore del cambiamento. Cambiamento che parte proprio da qui, dal paddock, dove 46 team formati da professori universitari, studenti e ricercatori si sfidano a colpi di progetti innovativi su propulsioni alternative più rispettose dell'ambiente e del mare. Provengono da tutto il mondo, segno inequivocabile di quanto il tema della sostenibilità e del riscaldamento globale sia molto sentito e travalichi ogni confine. Si va dall'Italia al Perù, dall'India alla Turchia, passando per Stati Uniti e paesi arabi. Un melting pot culturale ed esperienziale che ha portato in acqua oltre 50 imbarcazioni, alcune delle quali pronte a partecipare alla prima edizione dell'E-Boat Rally da Monaco a Ventimiglia e ritorno. Perché oltre al mondo universitario ad animare banchine e acque monegasche ci sono anche imprenditori e piccoli cantieri che hanno abbracciato fin da subito i principi di una navigazione green. Quest'anno abbiamo portato un'imbarcazione che parte dalla base di quella dell'anno scorso, ma siamo andati a sviluppare molto la parte di affidabilità, quindi siamo andati a implementare alcuni aspetti di sicurezza. Abbiamo introdotto un regolatore elettroattuato, un regolatore per la linea idrogeno, che quindi ci permette di avere un controllo maggiore sull'idrogeno a bordo. Abbiamo introdotto, come potete vedere, due camere, quindi un sistema di guida autonoma avanzato che ci permette di mantenere la rotta e in caso incontriamo un ostacolo l'imbarcazione è in grado di fermarsi senza nessuna azione del pilota. So at home it was like a lot of tweaking and figuring out, you know, what we could change to make it better. We read up a lot on just like resources and different teams and companies and stuff. But the performance has definitely improved since when we first started. Partecipare a questo evento rappresenta innanzitutto una grande opportunità di crescita, ma anche di applicare lo studio alla pratica, delle diverse anche attività svolte all'interno dell'università. Vivere l'ambiente universitario, vivere in un team e vivere anche lavorare all'interno di un team. We check if all things in the boat are waterproof, because it's very important. so then we check if everything is okay, all current is okay, and if there is no problem inside the boat to the pilot to have no problem. When we are on the race, we check if the battery is full charge. Sono anni che veniamo qui a Monaco per seguire l'Energy Boat Challenge, ma mai così tanto ci siamo avvicinati al cuore della manifestazione, o meglio, al cuore di un prototipo come in questo caso. In questo caso abbiamo l'imbarcazione dell'Università di Genova, il cockpit che è il cuore di questa imbarcazione. La propulsione è 5 batterie con motore elettrico, è un blocco monolitico in carbonio, come in carbonio è la seduta. Al volante, dove troviamo anche lo stacco di massa per motivi di sicurezza, è abbinato sempre un altro dispositivo di sicurezza. Questo pulsante, se premuto, istantaneamente spegne l'imbarcazione. Sotto a destra la manetta con 3 velocità. Dall'ecologica alla normale fino alla sprint. Si passa quindi dalle 2 kW fino alle 11 kW per la massima esplosione del motore. Il display a sinistra del volante mostra lo stato dell'imbarcazione, lo stato delle batterie e i circuiti. È fondamentale quindi per il pilota averlo sempre sotto controllo durante le 3 prove previste, ovvero quella di durata, quella di velocità e quella di slalom. La cosa straordinaria è poter creare un oggetto, un prototipo, dove ogni scelta tecnica la si può verificare in acqua immediatamente.
su un oggetto che è vero che è piccolo, ma già inizia a essere una piattaforma completa ingegneristicamente. Abbiamo problematiche tecniche di ingegneria, ma anche di comando, come la manovra, la presa di velocità, la presa di carico, le accelerazioni e anche come si manovra, le evoluzioni, le accostate, lo zigzag, ecco. Diventa un insieme più complesso, ma allo stesso tempo più completo, ecco. All the teams have in common that they want to build a propulsion system which is sustainable, but our approach is to make a boat which is sustainable as a whole. So that means we use wood and bamboo on our boat and flax fibers in addition. And also regarding our batteries, in general one is faced with batteries that are glued together. Here our batteries are repairable because there are only screws in it and they are also recyclable. If you know, Turkey has an earthquake in Kahramanmaraş last February, and 11 million people affected in this earthquake, and or two of team members are died in this earthquake, and we want to give their names to our boat and remember their names. In order to remember their names, we want to participate this year. We did this boat in 2 months, in just 2 months. Per dimostrare come sia possibile una navigazione più sostenibile e come questi prototipi garantiscono autonomia e prestazioni, per 4 giorni i team si sfidano in prove che ne esaltano le qualità. Per quasi una settimana lo Yacht Club è stata una vetrina importante per mostrare al mondo le idee innovative e lo stato dell'arte dei progetti di ricerca e sviluppo in ambito nautico, strizzando sempre di più l'occhio a un mondo sostenibile. Così, accanto alle sessioni in mare, sulla terraferma si è parlato molto di ecologia e di nuove frontiere della navigazione, con partner d'eccezione come BMW, Ferretti e San Lorenzo. Oggi è una raduna per gli studenti, mi mettiamo in contatto gli studenti con l'industria. Abbiamo fatto questo Job Forum che è molto diventato una cosa importante per l'industria, per trovare dei giovani che vengano a lavorare per i cantieri. È importante per i cantieri di avere un'altra visione e trovare un'altra soluzione. Il club si mette a disposizione per vedere tutto questo che è possibile di fare con i cantieri per lo Yachting. In 10 anni il mondo è cambiato, non vediamo più la stessa cosa. Prima era un'idea di cambiare il mondo, oggi in realtà lo dobbiamo fare, abbiamo la possibilità di farlo, vediamo che ci sono qui le soluzioni. Proprio come avviene in Formula 1, qui siamo nei box dove gli ingegneri, i team dialogano costantemente con i piloti per sapere come va la gara, dove andare a intervenire e migliorare poi per le prove successive. Ospite d'eccezione a questa edizione è Team Malizia, l'Imoca impegnato nei mesi scorsi nell'estenuante The Ocean Race, il giro del mondo a tappe in equipaggio. Ma perché il racer arrivato terzo è stato invitato dallo Yacht Club? In linea con lo spirito che anima l'Energy Boat Challenge, Team Malizia è un esempio virtuoso di sostenibilità grazie ai suoi pannelli fotovoltaici e agli idrogeneratori utilizzati per la produzione di energia da usare a bordo. Well, these are different things, so we wanted to put a message on the sails because yeah, with our sport we generate a lot of attention
and emotion too. People attached to this get inspired by the adventure and the emotions of the story. Yeah, but we also want to use this to inspire people around the big race that we all have, like doing something to solve the climate crisis, maybe work on solutions, find new ways, or just have a different mindset as well. You know, like us on the ocean, we need to on the boat during a race, we need to be fast and we need to be ambitious at all times, and we need to do that also with climate action. So that's why what we try to promote. In questi 10 anni lo Yacht Club de Monaco ha mostrato con impegno e costanza come un nuovo modo di navigare e vivere il mare sia possibile. Partendo proprio dalle nuove generazioni che, con tenacia e spirito di iniziativa, mettono a punto imbarcazioni a basso impatto ambientale, migliorandone le capacità. Così a ogni appuntamento lo storico club monegasco ha aggiunto nuovi tasselli al puzzle della sostenibilità, riuscendo a coinvolgere anche grandi player della cantieristica, dell'industria marittima e delle marine. Per disegnare insieme un futuro a misura di pianeta.